Ciao ragazzi, oggi ho deciso di portarvi un personaggio alquanto pauroso. Infatti lo metterò nella mia playlist di personaggi paurosi e spaventosi da non trovare davanti. Sto parlando di una bomber. Questo personaggio sta facendo il giro del web. Tanti youtuber stanno portando video su questo personaggio. Infatti, dobbiamo dire alcune verità riguardante questo personaggio assai pauroso e assai, diciamo, violento contro tutte le persone. Infatti, dal carcere di massima sicurezza del Colorado a una clinica del North Carolina, si chiama Theodore Kaczynski, noto come una bomber qui in Italia. Dopo aver trascorso gli ultimi 2 decenni in carcere per aver organizzato e architettato 16 attentati tra il 1978 e il 1995, che hanno causato 3 morti e 23 feriti negli Stati Uniti, è stato ricoverato a 79 anni presso il centro medico FMC lo scorso 14 dicembre. Ma c'è massimo riserbo nelle sue condizioni mediche e del suo motivo del suo trasferimento. Ora parliamo un pochettino della storia, dopo passiamo pure alla verità che ha sconcertato il mondo. Kaczynski ha scontato l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale dopo il suo arresto nel 1996 nella capanna dove viveva nella Montana occidentale. Diciamo che inoltre questo personaggio si è dichiarato colpevole di aver organizzato 16 esplosioni che hanno ucciso 3 persone e 23 feriti in varie parti del paese tra il 1978 e il 1995. Il Federal Medical Center Butler della contea Granville in North Carolina, appena a nord-est di Burhaman, offre servizi medici per i detenuti, tra cui oncologia, chirurgia, neurosedazione e diagnosi. Ex matematico, formatosi ad Howard, si era scagliato contro gli effetti della tecnologia e aveva costretto le autorità alla caccia all'uomo più lunga e costosa della storia degli Stati Uniti. L'FBI lo soprannominò una bomber perché i suoi primi obiettivi sembravano essere l'università e le compagnie aeree. Nel 1995 costrinse il Washington Post a pubblicare il suo manifesto antitecnologia, la società industriale e il suo futuro. Ma che attività faceva questo una bomber? Una bomber colpisce con regolarità, ma non è ritenuto un serial killer, per questo è ancora in giro, poiché le sue azioni sono dirette a non uccidere ma a ferire. È questo, infatti, la furbizia di quest'uomo. Se fosse un serial killer, sarebbe tutta un'altra cosa. Ma essendo, diciamo, che lui punta a ferire le persone che muoiono, diciamo, in ospedale, anche se a volte hanno sfiorato l'esito mortale, ne dovrebbe considerare un terrorista, perché agisce in obbedienza ad un movimento oscuro, senza rivendicare i gesti criminali e il loro significato. Infatti si dice che tutto, diciamo, quello che fa quest'uomo sia, diciamo, utilizzato da altre persone, infatti mandato da altre persone che non vogliono rivelarsi. Gli inquirenti ritengono possibile concentrargli la vagante della finalità di terrorismo. Essa però non è mai stata indicata. Ecco, la cosa che volevo farvi vedere in questo video, che mi preme di più di dirvi, è che un elemento che distingue una bomber da tutti gli altri, diciamo, tutte le altre persone pericolose, è l'impossibilità di lineare un preciso schema operativo dei suoi attacchi. Infatti lui è veramente molto abile su questo punto di vista. Si possono solo notare alcune peculiarità, come il fatto che le località più colpite siano anche Pordenone e Portogruaro, qui in Italia. C'è stato Riccardo Dose che ha fatto un video veramente molto interessante, più incentrato su queste due città del nord Italia, che vi consiglio di andare a recuperare se vi siete curiosi. Si può inoltre ipotizzare che mira ai piccoli centri più che alle città per terrorizzare più efficacemente la popolazione. Tra i caratteri comuni degli attentati spicca la tendenza per attuali nei giorni di festa o durante la stagione estiva o comunque durante qualche celebrazione, come può essere per esempio sulle chiese. Il fatto che non abbia operato tra il 1997 e il 1999 ha indotto alcuni a ipotizzare un impedimento, detenzione, missione militare. In aggiunta, pare conoscere bene il territorio,
quindi potrebbe essere legato alla Friuli occidentale, se non proprio a Pordenone. I tentativi di profilazione hanno restituito il ritratto di una persona compresa tra i 35 e i 50 anni, visto il prolungato tempo di attività e le sue conoscenze dimostrate nel realizzare le sue trappole. Il modo in cui vengono preparati i suoi ordigni esplosivi rileva ma non solo eccellente manualità e perizia nella chimica, ma anche cura maniacale di dettagli, considerando il tempo necessario alla preparazione di dispositivi del genere. È probabile che viva solo o abbia a disposizione un luogo isolato. Diciamo che la situazione attuale di quest'uomo, infatti l'ultimo attentato compiuto da una bomber risale al 6 maggio del 2006. Un lungo silenzio ad oggi ancora in corso. Si presta a svariare interpretazioni. Tra le possibili spiegazioni vi sono quelle secondo in cui l'attentatore potrebbe essere morto, oppure potrebbe essere stato arrestato per un altro reato non identificato. Dopo aver perso l'interesse a colpire o essere semplicemente in pausa, c'è però chi formula ipotesi più raffinate, sostenendo che possa trovarsi in una psicoterapia o anche in una terapia farmacologica. Alcuni inquirenti, come Domenico La Bozzetta, dichiarano un sostanziale agnosticismo sul fatto che le persone siano state realmente avvicinate al responsabile degli attentati. Gli investigatori ritengono comunque tutt'altro che chiuso il caso una bomber, sostenendo la necessità di riprenderlo periodicamente in esame. Infatti, questo personaggio ha terrorizzato veramente tante persone del nord Italia, del nord-est Italia. Infatti, una persona che comunque è stata, diciamo, colpita è stata Riccardo Dose, come vi ho detto prima, poc'anzi. Vi lascio magari il video qui sotto o qui sopra se volete andarlo a recuperare, che veramente spiega anche lui tante cose riguardante questa persona. Ma la verità, ragazzi, è che questo una bomber è purtroppo esistito qui in Italia e ha colpito veramente tante parti in Italia che magari noi non sappiamo. Tutte quelle esplosioni, quegli ordigni che ha fatto esplodere negli anni passati, magari era lui o non era lui. Ragazzi, però la verità che vi devo dire è che questa persona è stata, diciamo, una specie di persona che voleva ammazzare gli altri, non ferire. Il suo vero obiettivo di una bomber era ammazzare. Certo, su internet troviamo scritto che voleva solamente ferire, ma diciamo che, dato la sua astuzia del non essere mai trovato, non ha mai portato a colpo, diciamo, non ha mai portato al massimo le sue potenzialità perché aveva la paura di essere trovato. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Fatemi sapere se voi conoscevate una bomber, se avete già visto qualche articolo riguardante questo personaggio spaventoso. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ragazzi, sono veramente curioso. Mi raccomando che al centro vi iscrivete al mio canale. A destra trovate il mio ultimo video che ho fatto di recente e a sinistra trovate una playlist che ho creato appositamente per voi. Quindi ragazzi, non vi dico altro che buonanotte e tanti saluti.